Puntata speciale quella di oggi di Punti a Capo e siamo arrivati alla numero 172. Benvenuti, puntata speciale perché è dedicata alla sottorubrica che torna con grande piacere, quella dedicata alla legge e al fisco. E il titolare inamovibile di questa rubrica, di questo appuntamento, è l'avvocato Toto Bianca, che noi come sempre con un sorriso e una stretta di mano andiamo ad accogliere nel nostro angolino riservato a Punti a Capo. Carissimo Toto, legge e fisco è tua. È una bella gatta, brutta gatta da pelare, perché quando si parla di legge e fisco i cittadini sono lì piantati, di ah sentiamo che dice, ma quali sono le novità, io non voglio pagare, io ho difficoltà. Certo, carissimo Toto, non se ne può più. Innanzitutto saluto tutti i telespettatori e ti ringrazio ancora una volta sulla inamovibilità della mia presenza. Nella mia rubrica assolutamente sì. ho qualche dubbio da questo punto di vista, ma comunque nei limiti della mia capacità vengo sempre volentieri a esporre le mie tesi. Problematiche complesse inerenti alle tasse, l'ho detto più volte, ormai abbiamo il terrore del postino, io l'ho definita così perché è quotidiana questa forma di avviso continuo di imposte, tasse e quant'altro che pervengono a tutti i cittadini, perché questa moltiplicazione, questa proliferazione di tasse e tributi ci porta continuamente ad delle scadenze che molti di noi spesso non possono onorare per mancanza di liquidità. Cerchiamo di districarci in questo contesto e non è semplice, diventa sempre più complessa la situazione obiettivamente. Beh, hai parlato di scadenze, adesso cominciano le scadenze, quelle della Tari, le varie rate da pagare, si può pagare tutta una volta, si può pagare a rate, come sappiamo adesso le rate sono 5. Sì, insomma, vi sono le scadenze, tutti quanti siamo stati già deliziati da questi avvisi. Deliziati ci stanno veramente. Le scadenze, come anticipavi, sono già prossime, 30 maggio, 30 luglio, 30 settembre e 30 novembre, e qui si pone sempre il solito problema, il rapporto che intercorre, molte volte rilevato in questa trasmissione, ma anche nei dibattiti tecnici, che è quello del rapporto intercorrente tra il pagamento delle tasse e i servizi resi. È sotto gli occhi di tutti che la nostra città in particolare, ma mi pare di capire che è estesa a tutta la nazione, pecca dal punto di vista del rapporto tra quello che il contribuente paga, quindi quello che noi tutti paghiamo, e quello che è il servizio reso. Elementi migliorativi ce ne sono, ce ne possono essere, ma questo adesso è un problema di tipo politico-amministrativo che esula dalla mia competenza professionale. Attento quando parli politico-amministrativo, altrimenti ti faccio subito la domanda piccante che però mi riserverò per dopo. Ti ringrazio anticipatamente. Intanto vogliamo ricordare ai telespettatori, a quelle tre persone che non ti conoscono a Siracusa, che l'avvocato Toto Bianca, Toto per gli amici perché poi Salvatore, ma Toto insomma, è il presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Siracusa, cioè di quegli avvocati che si occupano delle tasse, dei tributi, di quella delizia appunto per il palato dei cittadini. Tu hai detto si può migliorare, per esempio questa cosa della rottamazione delle cartelle esattoriali, secondo te è qualcosa che ha migliorato? Innanzitutto vorrei notiziare, a proposito di Camera Avvocati Tributaristi, di alcune iniziative che sono iniziative, ritengo, che danno grande visibilità alla nostra città, che in questo periodo sta vivendo, almeno da questo punto di vista turistico, un boom eccezionale. Noi abbiamo organizzato per giorno 26 maggio una conferenza con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, come associazione, come Camera degli Avvocati Tributaristi di Siracusa, un convegno sulle problematiche contenziose, in particolare sul contenzioso tributario. E abbiamo avuto il piacere, perché è una collega carissima
che ho avuto modo di frequentare a Roma nell'ambito dell'Unione Nazionale Camera Avvocati Tributaristi, che è la professoressa Livia Salvini, nota a tutti perché viene sempre chiamata nell'ambito nazionale, nei vari TG, enunciare e a chiarire alcuni aspetti del diritto tributario, ed è ordinario di diritto tributario, la cattedra di diritto tributario alla LUIS. Quindi il 26 sarà presso l'aula della Corte d'Assise di Siracusa, il Tribunale di Siracusa terrà una conferenza assieme a un altro carissimo amico che è già venuto, il professore Bruno Lo Giudice, già presidente dell'UNCAT. Venerdì prossimo, è un appuntamento pubblico? È un appuntamento pubblico, possono intervenire tutti all'interno del Tribunale. Ovviamente chi è iscritto all'albo ne avrà i crediti riconosciuti, i crediti formativi. Mi piace dire di questa cosa, di questa iniziativa, perché ho convinto i relatori a venire più che per il rapporto amicale che mi lega, per il fatto che la città Siracusa offre tantissimo nel senso di bellezze e quant'altro, e quindi oltre all'utile questa conferenza ci sarà il dilettevole, li porterò in giro per la Sicilia. Tutti i relatori che fino adesso sono riuscito, con non pochi sforzi, a portare di grande rilievo e prestigio, a portare qui a Siracusa, probabilmente verranno anche dei relatori stranieri a breve, sono rimasti entusiasti. Per quanto riguarda le novità fiscali, e quindi adesso andiamo all'aspetto, diciamo, per così dire, meno piacevole, se vogliamo, di questa chiacchierata, siamo passati attraverso quella che è stata definita la rottamazione dei ruoli esattoriali. Poi è stata approvata, e quindi da ultimo, una norma sulla rottamazione delle liti pendenti. Quindi chi ha un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate potrà usufruire entro settembre di un ulteriore condono, chiamiamolo questo modo. Perché quando parli di liti si parla sempre di liti, da una parte il cittadino e dall'altra parte chi riscuote le tasse. Gli enti impositori oggi sono diversificati, vanno dall'Agenzia delle Entrate al Comune, all'ex provincia, alla Camera di Commercio e quant'altro, ai consorzi. E questo tipo di normativa approvata da ultimo si riferisce solo alle liti pendenti. È molto interessante perché una volta tanto non sono sorte quelle critiche tipiche di condivisibili più o meno da parte di alcuni, secondo cui non è giusto il condono e quant'altro. Questo ultimo condono è stato fatto per agevolare più che altro l'appesantimento del contenzioso. Quindi una volta tanto lo Stato pensa a se stesso, nel senso che ormai quasi il 90% in Cassazione delle controversie, andiamo a discutere in Cassazione, sono controversie tributarie. Le commissioni tributarie sono oberate da migliaia e migliaia di ricorsi, quindi chi oggi ha ideato questa normativa di rottamazione delle liti fiscali l'ha pensata come ausilio non tanto al cittadino, a mio modesto parere, ma quanto a una giustizia tributaria veramente ingolfata. Pensate che in Cassazione prima era una sola sezione che si occupava di tributario, adesso sono due sezioni tributarie, facciamo più ricorsi in Cassazione che ricorsi in commissione provinciale tributaria. Ma insomma, ci si lamenta spesso, ma forse è un dato di fatto, caro Toto, che la pressione fiscale è veramente ingente in Italia. Particolarmente tassati si sentono i cittadini del sud, le tasse soprattutto quelle locali, quelle comunali, eccetera. Cioè, a che punto è la situazione? Cosa si può fare per, come dire, diminuire questa pressione? Allora, il problema è focalizzato sulla pressione fiscale, che è veramente eccessiva, obiettivamente eccessiva, nessuno può sostenere diversamente, perché è diversificata, è stata moltiplicata con l'ingresso di finte nuove imposte, vedi Tari che era Tarsu, IMU che era ICE e quant'altro. Però io vorrei, dalla mia esperienza specialistica, incentrare l'attenzione su un altro elemento che sta emergendo anche alla luce di appunto 35 anni di attività nell'ambito fiscale. Il vero problema, vedi Salvo, cari telespettatori, a mio modesto parere, sto elaborando questa questa convinzione, non è tanto il problema della pressione fiscale, ma il problema della semplificazione.
Oggi noi abbiamo contezza che non si riparte, che la nostra città non riparte, che il nostro sistema nazionale non riparte, che il nostro sistema europeo non riparte, perché è appesantito da una burocrazia folle, completamente folle. Questi, ora, scientificamente, se si vanno a consultare i dati OCSE, ci si accorge immediatamente che più ampia è la base, il potere burocratico, meno vi è crescita economica. Io ti faccio due esempi che esulano, che sono clamorosi, che esulano e che nei quali mi sono imbattuto per questioni professionali, ma ne potrei fare centinaia di esempi nel mio settore e in altri. Mi hanno particolarmente colpito due episodi che ti dimostrano che il vero problema è la burocrazia, il vero problema è l'insieme degli adempimenti e la forma mentis che ci sta prendendo e ci sta coinvolgendo, non ce la facciamo più. E i due esempi che ti volevo fare sono veramente clamorosi. Uno è un esempio, riassumo banalmente, ripeto, esula dal tributario, ma la dice lunga. L'esempio di un soggetto che si reca a lavorare, un dipendente alla posta, si reca a lavorare in un ufficio postale, si siede, vi è un chiodo arrugginito, si punge in un neo e viene a mancare, cioè muore per una malattia dovuta a questa neoplasia del... Ebbene, lasciando una giovane moglie e un bambino. Ebbene, dovete sapere che a seguito di tutta una serie di situazioni, giudizi, corte dei conti, eccetera, eccetera, gli viene riconosciuta agli eredi una pensione di reversibilità per questioni, una pensione di invalidità che poi si è trasformata in reversibilità per questione di servizio. Ebbene, la signora, dopo anni, dopo aver vinto, se ne va all'INPS e gli dice: beh, me li potete dare questi eredi? Dice: ma noi glieli abbiamo dati 15 anni fa. Dice: deve essere lei a dimostrare che non li ha presi questi soldi. Quindi già questo la dice lui. Ma un altro caso ancora più clamoroso è quello di una sentenza che ho letto ieri. Ovviamente io non mi occupo di penale, ma questa vicenda ne sono venuto a conoscenza perché assisto i genitori di questo giovane che, a seguito di un evento delittuoso avvenuto anni fa, abbastanza clamoroso, durante un alterco questo ragazzino venne ucciso su un autobus con una coltellata inferta da un signore che è stato condannato penalmente. Fanno i genitori il risarcimento del danno, ripeto, non li ho assistiti io in questa vicenda, però ne vengo a conoscenza perché sono miei clienti per altri motivi. Ieri mi portano la sentenza e la sentenza si esprime in questi termini: poiché era stato chiesto il risarcimento del danno al vettore, quindi all'AST che e in particolare all'autista che nell'imminenza dell'episodio non aveva aperto le porte per consentire magari ai litiganti, diciamo, di uscire, quindi l'evento si sarebbe non verificato. Ebbene, dovete sapere che la sentenza si esprime in questi termini: poiché il rapporto è contrattuale, quindi il ragazzino è salito su questo autobus, e poiché non abbiamo trovato il biglietto dell'autobus, i genitori vengono condannati a 14.000 euro di spese da risarcire all'AST e all'autista. Beh, due storielle, ma che sono veramente lo specchio della realtà in cui si infrange a volte la burocrazia, portando appunto dei risultati disastrosi. Allora io ti voglio fare una domanda ben precisa, Toto, e forse i cittadini in questo momento sono lì a pensare: ma di cosa starà per chiedere? È perché mettiamo in gioco le amministrazioni locali. Le amministrazioni locali, in particolare quella di Siracusa, perché a Siracusa viviamo, secondo te fanno veramente tutto nel migliore dei modi per quanto riguarda la pressione fiscale? Tu mi metti in grande imbarazzo, come al solito, perché io sei non... Sei un uomo di mondo, oltre che un egregio avvocato. Sì, quindi... io ti ringrazio sia per l'uomo di mondo che per l'egregio avvocato, però devi sapere che io non mi occupo di politica, le dinamiche della politica mi sono estranee per una ma i risultati sono tangibili e tu ti infrangi spesso contro questi risultati. Allora, innanzitutto già vi dicevo che il futuro dell'attività, sia professionale che commerciale, locale, nazionale, è quella di internazionalizzarsi. Non l'ho detto prima, te lo dico adesso: noi stiamo facendo di tutto per esportare la nostra professionalità
e le nostre attività di eccellenza al di fuori di questo ristretto cerchio, con un discreto successo e ti anticipo anche che andremo a fare un convegno probabilmente a Vienna proprio su questo tema della convenienza fiscale e l'internazionalizzazione. In questi giorni presumo che avete saputo che c'è qui l'Istituto del Commercio Estero che sta reclamizzando. In quest'ottica, con la fortuna che abbiamo di essere in una città meravigliosa, l'amministrazione dovrebbe cogliere queste occasioni e lo dovrebbe fare con persone in grado di gestire questo tipo di situazione. Mi riallaccio al discorso di cui sopra, cioè persone aduse ad avere dimestichezza con la burocrazia. Cioè ci sarebbe da, non me ne vogliono i funzionari preparati e per bene, ce ne sono sicuramente, io li chiuderei tutti in una stanza e direi: scusatemi, ma è modo di gestire le attività commerciali, i permessi e quant'altro? È modo di gestire la viabilità e quant'altro? Devi sapere, caro Salvo, che io conosco personalmente, non tutta la giunta, non ho il piacere di conoscere il sindaco se non di vista, però conosco alcuni elementi che fanno parte della giunta e sono persone, ci cioè sono veramente degli esperti di diritto amministrativo, di diritto civile e quant'altro. Scommetto che sono i due avvocati che ci sono in giunta. Ce ne sono più di due, però voglio dire, sono persone, non sì. Per bene, sono persone sicuramente preparate nel loro campo, indubbiamente preparate, soprattutto chi è aduso alle procedure amministrative. Però il problema è, come dicevo prima, è burocratico. Una cosa è la procedura, una cosa è rendere fruibile alle attività commerciali quello che è il messaggio che l'amministrazione vuole dare. Vuoi fare un'isola pedonale seria? Fai uno studio e vedi gli elementi, l'analisi costi-benefici. Chiami i dirigenti, chiami gli agenti deputati al controllo, ad esempio, della viabilità, vedi i vigili urbani e quant'altro, e ti siedi a fare un tavolo di concertazione con le esperienze burocratiche. Tu lo sai, io provengo tantissimi anni fa, ho prestato servizio al Ministero delle Finanze, dove c'è una burocratizzazione, c'era, elevatissima. Ora si è passato invece a un aspetto cosiddetto amicale, ma non mi pare che sia migliorato il rapporto col cittadino. Quindi c'è una fase, quella amministrativa, e c'è una fase, quella concreta. Ecco, la critica che posso fare è che vi sono certamente persone preparate dal punto di vista teorico, ma che poi nella pratica non riescono a dare un servizio dignitoso al cittadino. Quindi sarebbe opportuno cambiare la mentalità, e il suggerimento è quello di alleggerire tutto quello che oggi è appesantito in termini di permesso, di apertura mentale. No? È impossibile valutare oggi che l'amministrazione è comunale, locale, anche regionale, è solo oggetto di critica, ma non una critica costruttiva. Noi dobbiamo, secondo me, adottare quello che viene definito spoil system. Entro io con tutti i miei, nel senso che so che tipo di prodotto fornire ai cittadini, e dire: iniziamo da A e finiamo per B. Oggi la mia critica è assoluta, perché lo vediamo nei fatti, non vi è un rapporto diretto tra quello che noi corrispondiamo e quello che viviamo e quello che in realtà dovrebbe essere. Hai aperto un dibattito lunghissimo, caro Toto, ma già Alessio ha messo il tabellone luminoso, manca un minuto, ma questo già prima, quindi siamo proprio alle strette. Allora che facciamo? Subito linea alla regia per mandare in onda i contatti della trasmissione, col numero telefonico della redazione, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo email personale ai quali potete rivolgervi come sempre in qualsiasi momento per chiedere, informarvi, criticare, insomma tutto ciò che volete, ovviamente inerente a questa trasmissione. E andiamo a chiudere con l'avvocato Toto Bianca, con un argomento al quale tu tieni tantissimo da sempre: i corsi di formazione per i giovani avvocati, per i tuoi giovani colleghi, dove tu sei docente. Io mi sono scoperto docente nella già professione inoltrata, perché ho fatto una valutazione: il futuro è dei giovani. Creare dei paletti per non far accedere i giovani alla professione o alle professioni, secondo me è follia, perché questa è la politica
di oggi, porto la mia esperienza di componente della commissione di esame di avvocato. Dopo tanti anni ho accettato questo incarico che mi sta portando questa esperienza e rinforza la mia idea. Poi noi abbiamo il discorso della specializzazione e il discorso della formazione, che è un discorso ampio che si può estendere anche a quello che è la problematica di cui sopra. Se ci fate caso, gli amministratori degli altri paesi escono da università dove ti spiegano l'amministrazione, come funziona la macchina amministrativa, te lo spiegano dall'interno. Ecco, secondo me qui lì è dove ci tengo particolarmente, dove necessita intervenire. Ho il piacere di partecipare ai corsi come capo dipartimento di diritto tributario della prestigiosa scuola forense di Siracusa. Come vedete, Siracusa eccelle in tanti campi e lo dobbiamo sottolineare. Credo nella specializzazione dell'avvocato che può dare un servizio ulteriore rispetto a quello che è la professione cosiddetta ordinaria, ma soprattutto credo nella capacità dei giovani che, per quanto mi riguarda, mi hanno apportato e mi apporteranno sempre una plusvalenza, un surplus che è assolutamente incompensabile con l'esperienza personale, cioè dal confronto si cresce. Io ieri sono iniziati i corsi alla Scuola Forense di Siracusa, il corso nazionale in specializzazione a Roma è già iniziato da qualche mese. Speriamo in collaborazioni con varie università e che queste università apprezzino Siracusa, cosa che fino adesso per questioni burocratiche non è Tanto per accaduto, tanto cambiare. per cambiare. Io credo invece che sia sempre un piacere averti ospite in trasmissione. Con te Piacere è tutto mio. parliamo di legge e fisco, ma insomma poi anche perché sei un caro amico e questo mi fa doppiamente piacere. E io mi pregio di essere tuo amico e ovviamente sono a disposizione per te e per chi chiunque voglia il bene della nostra comunità. Grazie Toto Bianca, grazie Grazie all'avvocato Toto Bianca, lo ricordiamo. Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Siracusa e molto altro. E a te. grazie a voi telespettatori che ci avete seguito come sempre, a quelli do appuntamento a sabato prossimo per un altro incontro con Punto e a Capo. Arrivederci e risentirci. Arrivederci.